Sono 16 le bandiere blu che quest'anno sventoleranno sulla Regione Marche, da Gabicce Mare fino a San Benedetto. Tra queste rientra per il 17° anno consecutivo anche Fano, che grazie a questo riconoscimento ottenuto dalla FE, Fondazione per l'Educazione Ambientale, certifica la qualità dei servizi, delle strutture all'interno della città e dell'ambiente. Negli anni l'amministrazione ha investito in diversi progetti strutturali per migliorare la qualità della costa e del turismo balneare, come la vasca di prima pioggia dell'Arzilla e alle previsioni di bonifica dell'area che va da Torrette a Ponte Sasso, migliorando così la qualità delle acque di quel tratto. Grande soddisfazione da parte dell'assessore Etienne Lucarelli. Un vessillo per noi molto importante perché è un attrattore per tutto quel turismo balneare di cui la città ha bisogno e che in qualche modo in tutta l'estate affolla le nostre spiagge. Da anni lavoriamo per qualificare appunto la qualità delle acque con interventi strutturali molto importanti. Sono finiti da un anno i lavori appunto degli scolmatori a Sassonia, che hanno dato la possibilità di qualificare tutta quest'area. Stiamo veramente intervenendo strutturalmente per far sì che tutto il nostro litorale, tutta la nostra costa sia una costa che possa mostrare qualità nella balneazione, qualità nei servizi e che quindi il turista che venga nella nostra città possa godere appieno di questa sicurezza, della bellezza delle nostre spiagge e della bellezza del nostro territorio. Quindi un vessillo che sta a significare molto e sul quale insieme ai nostri uffici, devo dire un vessillo che necessita di un lavoro lungo un anno con una serie di questionari e con una serie di dati anche delle acque che dobbiamo proprio mandare alla FE a Roma. Quindi ringrazio gli uffici, ringrazio tutti coloro che ci lavorano, ringrazio il settore ambiente per il grande lavoro perché è un vessillo per noi molto importante per la nostra città.